Fra gli uccelli rapaci che nidificano nel parco regionale della Maremma, il biancone è il più grande. Quasi 2 metri di apertura alare e 2 chilogrammi di peso. Il suo aspetto è inconfondibile per le parti inferiori bianche appena barrate di marrone e per i grandi occhi gialli. Le sue abitudini sono particolarissime poiché si nutre quasi esclusivamente di serpenti. Il biancone è una delle presenze più interessanti e meno note della vasta area protetta che la regione toscana ha istituito per tutelare i magnifici paesaggi della Maremma. Il cuore del territorio protetto è rappresentato dalle fitte e impenetrabili foreste di lecci che ammantano le colline dell'Uccellina, la dorsale collinosa che attraversa il parco. È un territorio incontaminato e per molti versi difficile da controllare. Numerosi boschi non sono mai stati percorsi da piede umano e il biancone ha la possibilità di scegliere le zone più remote per nidificare. Grazie a lunghe osservazioni a distanza, sono state localizzate in primavera le aree abitate dalle coppie di bianconi che fanno ritorno nel parco ai primi di marzo, dopo aver trascorso l'inverno in Africa. I bianconi sono infatti uccelli migratori e la loro dieta a base di serpenti li costringe ad abbandonare l'Italia in autunno quando non troverebbero di che sfamarsi, poiché i serpenti trascorrono l'inverno in letargo. Ma l'inverno passa presto. La primavera arriva precocemente nelle verdi colline rivestite dalla macchia mediterranea, dove ancora oggi il bestiame viene allevato allo stato brado. Le temperature miti mettono in moto i rettili. Fra gli arbusti si muovono lente le testuggini di Hermann. I ramarri si fermano sui tronchi a godere del sole. Escono allo scoperto anche i serpenti, di cui esistono nel parco numerose specie, dalla splendida livrea come questo giovane cervone. I rettili, allo studio dei quali il parco della Maremma dedica molta attenzione, sono elementi fondamentali nelle catene alimentari degli ecosistemi mediterranei. I serpenti, in particolare, sono le prede del biancone, che con occhi attenti è in grado di scorgere il minimo movimento tra le pietre e gli arbusti. Il primo nido di biancone nel parco è stato scoperto nella primavera del 2006, ma la coppia, probabilmente composta da individui ancora immaturi, non ha deposto l'uovo. Un altro nido è stato costruito da una seconda coppia su un albero di leccio. Purtroppo, anche in questo caso, la nidificazione non è andata a termine, poiché l'uovo sterile non è schiuso. I bianconi depongono un solo uovo l'anno e non ne possono deporre un secondo se il primo non schiude. Anche questo è uno dei fattori responsabili della rarità di questo rapace. La terza nidificazione seguita ha avuto successo. Il nido è stato costruito dai rapaci su un monumentale ginepro fenicio che cresce su una cengia rocciosa con una magnifica vista sull'azzurro Mar Tirreno. Il nido è stato visitato per controllare le condizioni di salute del pulcino e installare una telecamera a comando remoto per registrare le varie fasi di sviluppo del piccolo, che all'età di 10 giorni pesava circa 250 grammi. Il pulcino del biancone nasce dopo 46 giorni di incubazione, in genere ai primi di giugno. Nelle prime settimane di vita, quando è coperto da un morbido piumino bianco, viene alimentato con piccoli bocconi.
Il maschio e la femmina condividono le cure parentali e vi dedicano molti mesi. Per questo fanno di tutto per assicurarsi la massima tranquillità. I bianconi infatti sono rapaci diffidenti e nidificano in luoghi remoti, poco accessibili. Per seguirli bisogna nascondersi accuratamente. Queste immagini sono frutto di lunghi appostamenti in un capanno nascosto fra i cespugli, sulle rocce a picco. C'è voluta non poca fatica per realizzarle. Nelle ore più calde, quando il frinire delle cicale diventa assordante, l'adulto ripara il pulcino dai raggi del sole sempre più intensi.